Ha ora inizio la cerimonia di giuramento del 94° corso Allievi Vigili del Fuoco. Fa ingresso il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, che passa in rassegna i reparti, accompagnata dal Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dal Consigliere Militare Generale di Corpo d'Armata, Franco Federici, dal Capo Dipartimento, Prefetto Laura Lega, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Dirigente Generale Carlo Dall'Oppio. Schieramento, attenti! Onori al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni! Bandiera d'Istituto, banda musicale, compagnia d'onore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 8 compagnie, Vigili del Fuoco, 94° corso, pronti per la rassegna! Avrà ora luogo lo stendimento della bandiera tricolore sul castello di manovra K1 da parte del personale Vigile del Fuoco, esperto in tecniche operative di derivazione speleo-alpino-fluviale. Durante le operazioni verrà eseguito il canto degli italiani intonato dal tenore Francesco Grollo. Schieramento, attenti! Prende la parola il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dirigente generale Carlo Dall'Oppio. Schieramento, attenti! Comandante, di riposo. Schieramento, riposo! Signor Presidente del Consiglio, signor Ministro, signor Sottosegretario, signor Capo Dipartimento, autorità, colleghi e graditissimi ospiti, a me l'onore di darvi il più cordiale benvenuto nella storica casa dei Vigili del Fuoco. Tra poco gli allievi del 94° corso dei Vigili del Fuoco presteranno il loro solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica ed è un po' come se, con la vostra presenza qui, ricambiaste quell'impegno, offrendo loro il segno tangibile dell'attenzione e dell'affetto con cui le istituzioni e la collettività guardano il corpo, che oggi ufficialmente li accoglie. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, permettetemi di affermare con orgoglio che la fiducia che in particolare con le più recenti misure ci state confermando serve ad irrobustire una realtà preziosa per il Paese intero, un'organizzazione fatta di donne e uomini preparati, motivati, di persone che nei momenti più bui diventano il faro che lo Stato mette a disposizione della gente che si trova nel bisogno. Noi dal canto nostro cerchiamo di fare sempre con scrupolo e lungimiranza la nostra parte, per seguire e se possibile anticipare le esigenze di un mondo che sta cambiando su tanti fronti. In questi ultimi anni, mesi, giorni, abbiamo dovuto affrontare situazioni e scenari inimmaginabili per proporzioni e per intensità. Questo ha imposto di aggiornare in diretta le nostre linee operative, potenziando le strategie di contrasto rispetto a fenomeni che sempre più spesso mostrano il volto più fragile di un territorio che si sta modificando, un territorio sul quale agiscono con cause di difficile gestione in sede di previsione e prevenzione. Ecco allora che gli investimenti sul soccorso tecnico urgente diventano un tassello imprescindibile per fare sicurezza, per contare su mezzi ed attrezzature sempre più all'avanguardia, per conseguire standard di specializzazione sempre più elevati, per implementare moduli in grado di reagire alle repentine accelerazioni tipiche dei più insidiosi teatri operativi. Tutto ciò naturalmente non produrrebbe gli effetti sperati se non continuassimo a puntare sulla valorizzazione del personale, la nostra risorsa più importante. È in questa direzione che si sta orientando lo straordinario sforzo per incrementare gli organici e migliorare le prospettive. È per questa ragione che oggi la famiglia dei Vigili del Fuoco, grazie a questi giovani colleghi, si arricchisse ulteriormente. Cari ragazzi, le sfide per le quali siete stati preparati oggi diventano le vostre e da questo momento dovrete vincerle nella vita reale, nel viaggio che state per cominciare, perciò portate il necessario. Tante volte in questi cortili avrete sentito dire che per un vigile del fuoco il primo dispositivo di protezione individuale è la formazione, ed è proprio così. Ma per raggiungere gli obiettivi vi servirà passione, coraggio, altruismo, tutte quelle qualità che, ne sono certo, già vi appartengono se avete scelto di fare questo mestiere. I vigili del fuoco ci sono sempre, di giorno e di notte, in Italia con circa 800.000 interventi all'anno, oltre i confini, quando occorre. La Turchia, la Libia, solo per citare le calamità più recenti, hanno costituito fattori di intensificazione di un dialogo strutturato con gli omologhi organismi stranieri, sovente sotto l'egida dell'ONU, nel quale il corpo ha svolto un ruolo di primissimo piano. Abbiamo gestito delicate attività di ricerca e soccorso in ambito urbano e coordinato team internazionali. Insomma, un'eccellenza tutta italiana riconosciuta a livello mondiale. Ebbene, l'eco di ciò vi sarà senz'altro giunto mentre vi preparavate e iniziavate a crescere. Avrete osservato i vostri colleghi più grandi, impegnati nei contesti più disparati. Eventi che hanno purtroppo ricompreso terremoti, alluvioni, incendi su vasta scala, ma anche crolli e tragici incidenti. Oggi un papà riceve una medaglia davanti al figlio che giura, un'immagine che esprime, più di tante parole, il senso del valore dell'esempio, l'importanza dello scambio e dell'incontro tra la vivacità del nuovo e la solidità dell'esperienza. Ecco, custodite gelosamente il vostro personale bagaglio, fatto di competenza, perizia e doti umane. Ad ogni chiamata di soccorso portatelo con voi, sostenuti dalla forza della squadra. È lì che troverete l'incoraggiamento negli inevitabili momenti di sconforto, l'entusiasmo per condividere quelli di gioia dopo un salvataggio. Ci chiamiamo corpo proprio perché ogni parte è indispensabile per l'altra. Forza ragazzi, siete il nostro futuro. Viva l'Italia, vivi i Vigili del Fuoco! Prende la parola il capo dipartimento, prefetto Laura Lega. Comandante, la prego di riposo. Signor Presidente del Consiglio, signor Ministro, Sottosegretari, autorità, Vigili del Fuoco, e consentitemi un saluto a chi sta operando in questo momento in tutti gli angoli del nostro territorio nazionale. Gentili ospiti, sento il dovere di sottolineare il rilievo di questo appuntamento con la storia del Corpo Nazionale. Un sentito e riconoscente ringraziamento al signor Presidente del Consiglio per aver voluto essere qui oggi a condividere con noi questo momento e impreziosire con la sua presenza il giuramento di 638 allievi, tra cui 15 del Corpo Valdostano. Soccorrere chi è in pericolo e intervenire lì dove nessuno andrebbe, nel fuoco, sotto le macerie dei terremoti o nel fango delle alluvioni, sfidare l'impossibile è in sostanza il nobile e antico mestiere dei Vigili del Fuoco, un grande corpo dello Stato al servizio della nazione, che si proietta in tutte le dimensioni, grazie anche a specialisti straordinari come, solo per citarne alcuni, ma lo meriterebbero francamente tutti, grazie per esempio a user che in Turchia durante il recente sisma hanno avuto il riconoscimento dell'ONU come team leader delle operazioni e che poche settimane fa in Libia sono intervenuti portando con la loro professionalità la solidarietà della nostra nazione a quel popolo. Non posso non citare poi il ruolo strategico dei nuclei NBCR, nucleare, batteriologico, chimico e radiologico, oggi più che mai chiamati a presidiare il territorio, e quello dei reparti volo, impegnati negli incendi boschivi, nelle alluvioni, insieme agli straordinari sommozzatori, che garantiscono un dispiegamento immediato della forza operativa nei territori e nei teatri più insidiosi, più complessi, dove è impossibile da loro arrivare anche via terra. Uomini e donne coraggiosi, lo voglio sottolineare, professionisti autentici del soccorso, ai quali oggi si aggiungono gli allievi che stanno per giurare, ai quali diamo il benvenuto e che già da lunedì saranno operativi sul territorio. I vigili del fuoco, signor Presidente, salvano tutti, è per questo che sono amati, stramati, che nei loro riguardi la fiducia degli italiani è massima e testimoniata ovviamente dalle tante statistiche nazionali anno dopo anno. E il nostro pensiero, consentitemelo, deve andare anche a chi non c'è più, a coloro i quali hanno perso la vita, ma a coloro i quali hanno riportato anche ferite indelebili, non solo nel corpo ma anche dell'anima e alle loro famiglie. Qualche numero: oltre 36.000 uomini in servizio, più di 7.000 volontari, quasi, abbiamo fatto i conti ieri, quasi 1 milione di interventi da ottobre 22 a oggi, per l'esattezza 939.297 a ieri. Una macchina del soccorso pubblico quindi imponente, professionalmente all'avanguardia, strutturata a livello nazionale, che offre un modello di azione unico nel panorama internazionale per organizzazione, per efficienza, per capacità operativa. Abbiamo tutti impresse nella memoria le immagini del Vajont, di cui lunedì scorso abbiamo purtroppo ricordato i 60 anni, o del Ponte Morandi, e più di recente quelle dell'alluvione delle Marche, della tragedia di Casamicciola e da ultimo dei drammatici eventi dell'Emilia Romagna. Signor Presidente, avremo piacere di poterle presentare in rappresentanza del personale intervenuto da tutta Italia, i comandanti delle aree colpite: Ancona, Napoli, Bologna, Ravenna, Forlì, e i team leader USAR intervenuti in Libia e in Turchia. Nella consapevolezza di avere l'onore e la responsabilità di guidare un dipartimento che ha questa straordinaria missione e che ogni anno presenta un bilancio che supera i 3 miliardi, abbiamo spinto l'acceleratore su 3 linee d'azione fondamentali: uomini, mezzi, sedi. Uomini: tra le direttrici d'azione non potevano che essere quelle del potenziamento degli organici, delle assunzioni e della formazione. Grazie ai recenti interventi legislativi, di cui ringraziamo lei, signor Ministro, Sottosegretario Prisco, registriamo lo sfondamento del tetto dei 40.000, lo storico tetto dei 40.000 del corpo, e nei prossimi anni addirittura vedremo un incremento già previsto per legge fino a oltre 41.000 unità di personale. A questo si è accompagnato uno shock assunzionale. Siamo riusciti a portare a termine più di 30 concorsi in meno di 3 anni, 7 solo nell'ultimo anno, da ottobre del 22. Sento il dovere, peraltro, anche in questa sede, di dover evidenziare come le esigenze crescenti dei territori, anche alla luce della drammatizzazione di alcuni eventi naturali, le richieste stesse dei sindaci del territorio impongono di investire ancora nelle risorse umane e di continuare questo percorso virtuoso di implementazione degli organici, per assicurare una maggiore presenza che possa in futuro garantire quella capillarità della macchina dei soccorsi, così da poter intervenire in ogni angolo d'Italia in maniera tempestiva. In questo processo di innovazione la formazione è stata, è e sarà ovviamente un investimento prezioso. Siamo a Capannelle, culla della formazione per quanto riguarda il corpo nazionale. Qui dal 41 si formano, i nostri ragazzi imparano non solo a fare il pompiere, le tecnicalità necessarie, ma a essere pompieri, appartenere a una grande squadra, quello dello Stato, e apprendendo un sistema valoriale, quello di un grande corpo al servizio della comunità nazionale. Secondo asset sicuramente sono le sedi. Oltre alle 590 sedi distribuite sul territorio, abbiamo voluto di recente implementare la nostra presenza con un piano straordinario che vede l'apertura progressiva dei cosiddetti presidi rurali, lì nelle aree più prossime ai parchi naturali, nelle zone che sono più a rischio, più vulnerabili per quelli che sono gli incendi boschivi. Parallelamente abbiamo varato un piano di investimenti importante per modernizzare, rendere più sicure ed efficientare sotto il profilo energetico le nostre sedi. Completano questa pianificazione la realizzazione di nuovi poli formativi, tra cui quello dell'Aquila, che può prendere possesso di quelli che sono stati gli alloggi post-sisma, un grande progetto, e il varo dell'innovativa iniziativa di social housing a sostegno del personale, che può così garantire una mobilità sul territorio nazionale più agevole. Terzo e ultimo asset è sicuramente i mezzi. È in corso un profondo percorso di innovazione per garantire una capacità di intervento più efficace grazie a una strumentazione moderna e a tecniche di intervento più evoluto. Si sta correndo in verità sperimentando sistemi innovativi, tutto quello che oggi abbiamo a disposizione, dai satelliti ai droni, ma senza ovviamente lasciare indietro neanche le potenzialità dell'intelligenza artificiale, e stiamo dedicando specifica attenzione a quelli che sono i nuovi vettori energetici, penso all'elettrico, penso all'idrogeno, e abbiamo costituito un comitato strategico proprio nello scorso mese di luglio. Uno scenario quindi in forte evoluzione, che ci vede presenti anche al PNRR con un grande progetto da 424 milioni che vedrà la sostituzione del parco mezzi in chiave green con 3.800 mezzi nuovi, e con il parallelo progetto di efficientamento energetico garantiremo a questo punto veramente, come prima amministrazione dello Stato, la possibilità di avere un sistema logistico e strutturale all'avanguardia. Non posso che chiudere sui mezzi facendo un riferimento alla nostra flotta aerea, una delle più imponenti del Paese con 90 velivoli ad ala fissa e ad ala rotante. Una flotta che, devo sottolinearlo in questa sede, ha bisogno di investimenti che guardino al futuro per garantirne negli anni che verranno, con una programmazione che siamo chiamati a fare fin d'ora, a poter garantire il pieno dispiegamento in quello che sarà ovviamente le missioni che avremo di fronte negli anni a venire. Abbiamo da ultimo corso anche in quella che è la valorizzazione della comunicazione per poter garantire con campagne informative una più capillare cultura della sicurezza. Poter informare e rendere consapevoli i cittadini è il primo passo verso una reale prevenzione. Infine abbiamo voluto valorizzare addirittura anche il brand dei Vigili del Fuoco con operazioni di merchandising. Chiudo davvero con un ringraziamento a lei, signor Presidente, per l'attenzione e la sensibilità con cui segue il nostro impegno e la sua preziosa presenza oggi, che è il miglior viatico per i nostri allievi. Il futuro in sostanza per noi è già presente e voi siete il nostro futuro. Oggi con il giuramento assumete un impegno personale che vi legherà indissolubilmente ai principi fondamentali, ai valori di democrazia, di libertà, alle leggi della Repubblica. Ricordatevi di meritare sul campo ogni giorno con disciplina e onore la fiducia delle persone che si affideranno a voi, vedendo attraverso di voi il volto dello Stato presente nel momento del bisogno. Viva i Vigili del Fuoco, viva l'Italia! Prende la parola il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Schieramento, attenti! Comandante, dia riposo, per favore. Schieramento, riposo! Signor Presidente, le esprimo i più sinceri sentimenti della mia riconoscenza per aver accolto l'invito a presenziare a questa odierna cerimonia di giuramento che si svolge, come da tradizione, in questa prestigiosa cornice delle Scuole Centrali Antincendi, che è un luogo dal profondo significato simbolico per tutti i Vigili del Fuoco italiani. La sua presenza è la testimonianza più alta dell'attenzione che l'intero Governo e più in generale il Paese riserva al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, una grande e amata struttura dello Stato, un solido presidio di sicurezza per i cittadini. Per i Vigili del Fuoco parla del resto la loro storia, fatta di eroismo, di valori, di dedizioni, di passione civile, di professionalità, di specializzazione in un settore delicato dell'intervento pubblico come quello della prevenzione e del soccorso alla popolazione. La sua partecipazione, signor Presidente, dà ulteriore lustro e solennità a questo momento particolarmente significativo che sancisce a conclusione di un lungo percorso fatto di impegno, di studio e di sacrifici, l'ingresso formale degli allievi del 94° corso in quella che, come ho già detto in più occasioni, mi piace definire la grande famiglia dei Vigili del Fuoco. A voi, cari allievi, che state vivendo questa giornata con visibile emozione condivise con i vostri familiari e con i vostri amici, va il mio più sentito ringraziamento per aver scelto di mettere i vostri saperi, le vostre capacità, la vostra vita al servizio della collettività e del bene comune. Voi da oggi siete il cuore pulsante di un corpo che rappresenta una delle eccellenze del Paese. Io sono certo che saprete fare tesoro degli insegnamenti ricevuti nel corso del periodo formativo, appena concluso, si mettendo a frutto tutto quel bagaglio di conoscenze che vi è stato trasmesso dai vostri istruttori e dal restante personale del corpo. In questi mesi voi, oltre ad aver arricchito le vostre competenze tecniche, avete avuto modo di fare propri i valori del Corpo Nazionale, che discendono da una lunga e consolidata tradizione. E questo perché i Vigili del Fuoco, al di là della indiscussa capacità e sapienza tecnica, si contraddistinguono da sempre per le peculiari doti umane che fanno sì che anche negli scenari operativi più severi e critici essi riescano sempre a sviluppare uno straordinario rapporto di empatia con la collettività. È certo che l'abilità tecnica è il presupposto del vostro agire quotidiano, ma ricordatevi sempre che il senso di umanità e di prossimità È la vostra vera e fondamentale leva, capace di fare la differenza in ogni situazione, dagli interventi quotidiani agli scenari più complessi. I vigili del fuoco sono infatti chiamati a confrontarsi spesso anche con situazioni di grave criticità che richiedono insieme sia una capacità di autocontrollo, di dominio della tensione e di gestione dei sentimenti. Io penso da ultimo al contesto drammatico in cui ha operato il personale intervenuto a Mestre a seguito del tragico incidente stradale in cui hanno perso la vita tante persone, alcune delle quali purtroppo di giovanissima età. E ringrazio ancora una volta i Vigili del Fuoco e tutte le altre componenti della macchina del soccorso che con prontezza ed in stretta sinergia tra di loro hanno scongiurato che l'evento assumesse contorni ancora più drammatici. E proprio in ragione della delicatezza dei compiti che sono a voi affidati sarete tenuti ad una sorta di formazione permanente che vi accompagnerà per l'intero arco della vostra esperienza lavorativa. Il continuo affinamento delle metodologie di intervento, la capacità di innovazione, lo sviluppo anche grazie all'uso sempre maggiore di strumenti tecnologici avanzati, di modalità operative innovative, sono del resto la cifra del Corpo Nazionale, un'istituzione che gode di meritata ed assoluta stima anche fuori dai nostri confini nazionali. Il suo essere parte del meccanismo solidaristico europeo di protezione civile, infatti, fa sì che i suoi uomini siano di sovente chiamati ad intervenire anche in contesti internazionali e si inserisce in questa cornice l'azione dei nostri team specializzati in Turchia, come è stato ricordato, e più di recente anche in Libia. E io voglio con orgoglio ricordare come l'ONU abbia affidato, proprio in virtù dell'alta specializzazione delle nostre squadre Urban Search and Rescue, proprio al nostro Corpo Nazionale il compito di coordinare i vigili del fuoco inviati dai diversi paesi intervenuti nella città di Antiochia. Ed anche in occasione dei tragici eventi alluvionali che hanno devastato parti dell'Emilia Romagna, il Corpo si è reso assoluto protagonista, approfondendo un impegno incessante a tutela della pubblica incolumità. E mi sia anche consentito di ribadire il mio ringraziamento a tutte le donne e agli uomini dei Vigili del Fuoco che si sono prodigati per settimane nelle complesse operazioni di soccorso. Voglio poi ricordare il contributo offerto dal Corpo anche nel corso dell'ultima campagna antincendi boschivo, che questo sia nelle operazioni di spegnimento a terra, sia nel concorso aereo alle regioni, nell'ambito del coordinamento della flotta statale del Dipartimento della Protezione Civile. E a tal'ultimo riguardo voglio segnalare come, al fine di corrispondere all'esigenza di accrescere ulteriormente la capacità di risposta complessiva del sistema di antincendio boschivo, è stata già positivamente avviata, d'intesa proprio col Dipartimento della Protezione Civile, una procedura di acquisto di 2 nuovi aeromobili Canadair, facendo peraltro ricorso alle risorse messe a disposizione dell'Unione Europea nell'ambito del progetto Rescue. Ricordo ancora l'attivazione, in occasione dell'ultima campagna antincendi boschivo, di 19 presidi rurali in aree di peculiare pregio ambientale e particolarmente esposte al rischio di incendio boschivo, che ha permesso di rendere ancora più capillare e funzionale sul territorio la presenza delle strutture del Corpo. Tali iniziative si inseriscono all'interno di una progettualità più ampia, che prevede l'apertura entro l'anno prossimo di complessivi 31 presidi distribuiti sull'intero territorio nazionale, e tutto questo con l'obiettivo di assicurare anche nelle aree più interne del Paese tanto la necessaria tempestività nella lotta agli incendi boschivi, quanto il soccorso tecnico a favore delle popolazioni che vi abitano. Il Corpo Nazionale ha avviato un articolato processo di innovazione tecnologica nell'ambito degli interventi di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sta attivamente partecipando al più ampio disegno di modernizzazione del Paese, che si fonda su un sempre maggior utilizzo e sviluppo delle energie rinnovabili, passaggio fondamentale per la promozione di uno sviluppo più equo e sostenibile che guardi alla doverosa salvaguardia dell'ambiente. In tale contesto si inserisce la recente istituzione presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Comitato Centrale per la Sicurezza Tecnica della Transizione Energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici. È un organismo tecnico composto da rappresentanti di diverse amministrazioni e con una funzione di alto profilo, come la stessa denominazione fa intendere. Mi piace evidenziare, a dimostrazione dell'attenzione prestata anche al benessere del personale, la prossima istituzione presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di una direzione dedicata alla sicurezza sul lavoro e alla salute fisica del personale. Questo è un ulteriore importante passaggio atteso da tempo dagli stessi operatori. La capacità di innovare nel solco della tradizione è, come ho avuto già modo di dire, una delle caratteristiche fondamentali del corpo. È anche per tale ragione che i Vigili del Fuoco sono una realtà di assoluta avanguardia. Non è un caso che il corpo sia una delle istituzioni unanimemente apprezzate nel nostro Paese e anche al di fuori del nostro Paese. E certo, la crescente domanda di sicurezza proveniente dai territori, anche alla luce del registrarsi sempre più frequentemente di eventi avversi di particolare intensità, fa sì che siamo chiamati a porre in essere ogni sforzo per implementare ulteriormente il dispositivo di soccorso pubblico, sia in termini di uomini che in termini di mezzi. Ed in questo primo anno di governo sono stati già raggiunti degli importanti traguardi, è stato già detto. Voglio qui sottolineare come nell'anno in corso siano state finanziate assunzioni straordinarie nelle diverse qualifiche per più di 1.100 unità e sia stato incrementato a regime l'organico per 550 unità. Si tratta sicuramente di numeri significativi che consentiranno di rendere ancora più performante la macchina dei soccorsi. E ricordo inoltre come sia in avanzata fase di definizione il progetto che, sempre in ambito PNRR, consentirà al Corpo un ampio rinnovo del proprio parco mezzi. Mi preme evidenziare ancora che su tutti gli interventi a favore del Corpo ho avuto modo di constatare in ogni circostanza la massima convinta adesione dell'intero Governo e del Presidente del Consiglio in prima persona, e per questo io la ringrazio a nome mio e dell'intera amministrazione dell'Interno. Analoga condivisione, voglio segnalarlo, si è registrata anche a livello parlamentare, a riprova ulteriore della generale ed indiscussa stima di cui gode questo grande Corpo dello Stato. Dobbiamo proseguire su questa strada, nella consapevolezza che investire sui Vigili del Fuoco significa investire sulla sicurezza e sull'incolumità del Paese. Cari allieve e cari allievi, da oggi il Corpo Nazionale potrà giovarsi della vostra professionalità. La vostra effettiva immissione in servizio consentirà di potenziare i servizi di soccorso sull'intero territorio nazionale. Io sono certo che, ispirati dalla passione che fin qui vi ha condotto, saprete onorare al meglio la gloriosa divisa dei Vigili del Fuoco e che contribuirete con il vostro agire quotidiano a dare ulteriore lustro al Corpo Nazionale. E nell'augurarvi quindi uno splendido futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali, io vi assicuro che continuerò ad impegnarvi con tenacia e determinazione, sapendo di poter contare sull'appoggio dell'intero Governo affinché il processo di valorizzazione della specialità del Corpo prosegua e si consolidi sempre più negli anni a venire. Buon giuramento e viva i Vigili del Fuoco, viva l'Italia! Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, procede alla consegna del diploma di benemerenza con medaglia conferito dal Capo Dipartimento al Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia. Ritira il diploma di benemerenza il Comandante dei Vigili del Fuoco di Venezia, dirigente superiore, architetto Mauro Luongo. Giuramento a te! Motivazione del conferimento del diploma di benemerenza. Per l'eccezionale attività svolta nell'ambito dell'incidente stradale occorso al bus della società La Linea il 3 ottobre 2023 a Mestre, in occasione del quale il personale del comando ha dimostrato straordinaria opera corale, non comune lucidità, nonché notevole coraggio, così concorrendo al salvataggio di numerose vite umane. Mestre, 3 ottobre 2023. Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, procede alla consegna del diploma di benemerenza con medaglia conferita dal capo dipartimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco all'ispettore antincendi esperto Giuliano Sant'Agata e al capo reparto Maurizio Mura del Comando Vigili del Fuoco di Milano. Accompagna gli insigniti il comandante dei Vigili del Fuoco di Milano, dirigente superiore Nicola Micele. Schieramento arte! Motivazione del conferimento del diploma di benemerenza. Per l'alta professionalità e l'ardimento dimostrati durante il complesso intervento di soccorso per l'incendio sviluppatosi nella notte del 7 luglio 2023 all'interno della RSA Casa dei Coniugi di Milano e per aver contribuito alle attività di coordinamento delle operazioni di controllo ed estinzione dell'incendio e all'evacuazione degli ospiti della struttura, consentendo il salvataggio di molte vite umane e così evitando ulteriori e più gravi conseguenze. 7 luglio 2023, Milano. I comandanti dei Vigili del Fuoco dei territori nei quali si sono verificati recenti macroemergenze si presentano al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Schieramento arte! Comandante dei Vigili del Fuoco di Ancona, dirigente superiore, ingegner Pierpaolo Patrizietti, Alluvione Marche. Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, dirigente superiore, ingegner Michele Mazzaro, frana di Casamicciola. Comandante dei Vigili del Fuoco di Ravenna, dirigente superiore, ingegner Luca Manselli, alluvione Emilia-Romagna. Comandante dei Vigili del Fuoco di Forlì Cesena, primo dirigente, ingegner Gianfranco Tripi, alluvione Emilia-Romagna. Comandante dei Vigili del Fuoco di Bologna, dirigente superiore, ingegner Calogero Turturici, alluvione Emilia-Romagna. I dirigenti dei Vigili del Fuoco, team leader delle squadre operative intervenuti nei recenti scenari internazionali, si presentano al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Schieramento arte! Primo dirigente, ingegner Nicola Ciannelli, Sisma Turchia 2023. Primo dirigente, ingegner Luca Rosiello, Sisma Turchia 2023 e Alluvione Libia 2023. Primo dirigente, ingegner Stefania Fiore, Alluvione Libia 2023. Direttore centrale per la formazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dirigente generale Domenico De Bartolomeo, procederà alla lettura della formula del giuramento. Schieramento arte! della bandiera. Si presenti la bandiera! Che il nostro tricolore rappresenta, i valori, i principi e gli ideali della nostra Costituzione. Do lettura ora della formula del giuramento. Prepararsi al giuramento! Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere i doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. Vigili del fuoco del 94esimo corso, lo giurate voi? Lo giuro! Rientri la bandiera! Dei Vigili del Fuoco lascia lo schieramento scortata dalla compagnia d'onore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Schieramento assenti! Onori alla bandiera d'istituto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco! medagliere dell'Associazione Nazionale Nastro Tricolore, decorato al valor civile, lascia lo schieramento. Schieramento. Arte! Onori al medagliere dell'Associazione Nazionale Nastro Tricolore! Dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale lascia lo schieramento. Schieramento arte! Fuoco del 94esimo corso compongono sul piazzale il fregio, simbolo del corpo nazionale. Schieramento attenti, si componga la fiamma. Ammassamento. Due vigili del fuoco del 94esimo corso consegnano l'elmo di vigile del fuoco al capo dipartimento prefetto Laura Lega, che lo dona al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Vigili del fuoco, 94esimo corso, riposo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, dopo essersi congedata dalle autorità presenti, lascia il luogo della cerimonia. Vigili del fuoco, 94esimo corso, attenti. Onori al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Del fuoco, 94esimo corso. Rosso, Pico. La cerimonia è conclusa, salutiamo i colleghi ed i gentili ospiti che hanno partecipato alla manifestazione. Le autorità presenti sono invitate al Vin d'Honneur presso la sala di rappresentanza della Direzione Centrale per la Formazione. Vigili del Fuoco, 94° corso, attenti! Vigili